Chiaravalle passano DUP e bilancio, minoranza contro, sale la tensione. Seduta mattiniera del Consiglio Comunale convocato dal sindaco Domenico Donato per dare il via libera al documento unico di programmazione del bilancio di previsione 2022. Attività di programmazione della Giunta in primo piano con il sindaco che ha spaziato dai servizi sociali a cominciare dal campo estivo, digitalizzazione per 350.000 euro di finanziamenti ottenuti, opere pubbliche, sino agli interventi inseriti nel PNRR. Argomenti sciorinati dal sindaco nel corso della relazione introduttiva, dove di fatto si è sviluppato il dibattito politico. Poca ragioneria e approfondimenti squisitamente politici. Queste le anticipazioni della consigliera di minoranza di Rigeneriamo Chiaravalle, Emanuela Neri, decisa ad affrontare assieme al consigliere Vito Maida le criticità emerse nel corso del secondo mandato di Domenico Donato, riconfermato nell'elezione dell'ottobre scorso. Una mezza dozzina di punti posti all'ordine del giorno per sancire comunque le distanze tra gli 8 consiglieri di maggioranza di Ripensiamo Chiaravalle e i 4 consiglieri di opposizione, Vito Maida di Uniti per Unire, Concetta Cardamone di Forza Italia, Emanuela Neri di Rigeneriamo e Giuseppe Rauti di Chi c'è, che a turno sono intervenuti sull'argomento bilancio e soprattutto sul fatto che gli assessori potrebbero dare una spinta, un sostegno al sindaco, hanno votato contro dissociandosi su 2 delibere. Emanuela Neri ha sottolineato come gli assessori non arrivano preparati e con proprie relazioni sugli argomenti inseriti nella discussione. Piano strutturale comunale con le raccomandazioni della Regione Calabria su alcune schede geologiche da aggiornare che a presto sarà approvato dal commissario ad acta Antonio Droise. Questa è la risposta della Giunta al Consiglio Comunale, PSC avviato nel 2010, che vedrà la luce dopo 12 anni. Su questo imminente quanto importante traguardo da raggiungere, tutti hanno auspicato la definizione dopo anni di attesa. In coda sulla discussione del documento contabile, il travaso dei dati con tutto il monte dei debiti e le riscossioni ancora da portare a termine lasciati dall'organo straordinario di liquidazione che ha chiuso le operazioni contabili sino al dicembre 2014. Fascicolo di dissesto economico-finanziario che prossimamente approderà in aula. Questo è l'impegno dell'amministrazione che dovrà approfondire le pratiche non trattate dall'OSL e che sono tornate sul groppone della Giunta e degli uffici. In coda il Consiglio Comunale ha votato il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle assemblee e della Giunta. Altra contestazione della minoranza, il voto sul regolamento vigilanza ausiliari, votato dalla maggioranza ma ritenuto abnorme dal gruppo dei 4. Infine, il punto sul progetto accoglienza ucraini. In risposta all'interrogazione di Vito Maida, il sindaco ha spiegato le ragioni del mancato invio degli ospiti profughi nel centro delle preserre.